Hey guys, my name is Speed Spy. Oggi ragazzi siamo qui finalmente ritornati nel Bacca Obiettivi. Oggi, signori e signori, oggi andiamo a lui con il nostro amatissimo Pelatone. No, non è vero. Siamo qui anche con la Sole Nero, vi piace, vi state un po' rosicando. Vabbè, ok, la smetto. Oggi ragazzi siamo qui perché ho delle sfide da fare e oggi siamo qui a registrare il terzo episodio di questa fantastica serie che sta andando sempre meglio. Il secondo episodio è andato il doppio meglio del primo, ne sono veramente contento e oggi lo farò meglio del secondo episodio, perché ammetto che il secondo episodio l'ho fatto veramente male. Non mi è piaciuto come l'ho registrato, non mi è piaciuto il mio carattere, la mia negatività. Oggi siamo qui per portarcela a casa. Direi subito di partire perché sennò mi dura 30 minuti il video. E oggi ragazzi, prima di iniziare vado un attimo a vedere la penitenza, che mi sono anche messo 5 euro di R6 perché è stato addio, ho speso tutti i soldi per quella puttana di cavera. Che cazzo ci compro sto coglione? Ma porco padre pio. Ah raga, penitenza, mi compro sta maschera. Portiere 540, R6 credits e compro questo qua. Regà, no, 10 euro in futuro, ragazzi, non ho tutti sti soldi, che cazzo, 10 euro a botta ogni a settimana, no, e che cazzo, dove cazzo stavo andando? Direi, ragazzi, di partire subito, vi elenco, le sfide che andrò ad operare sul nostro carissimo Buck, quindi la penitenza e quel cazzo di elmo di merda, no, in realtà è carino, probabilmente me lo metterò anche perché è figo. Quindi, ragazzi, zio bestia è già partito, se dai, tua madre fa i bocchini con i ditalini. Ok ragazzi, ve li dico subito che intanto qua stiamo partendo, così vi faccio direttamente un taglio. Oggi abbiamo con 10 vite da fare 7 kill con l'arma C8, quindi con quella che ho la Sole Nero, 7 kill con il Kamers, che è l'arma a colpo singolo, 4 kill di pistola, 5 kill con il grimaldello e 3 kill di granata. È facile oggi, sembrerebbe facile, credo che sia in realtà facile, sia fattibile quasi tutto. Per cui ragazzi, ripetendo, 7 kill con l'arma che usano tutti, 7 kill con quella colpo singolo, 4 di pistola, 5 di grimaldello e 3 di granata, con 10 vite. Quindi ragazzi, si può fare e noi ci becchiamo quando siamo in partita e questa fessa di tua madre mi ha già rubato Buck. Perfetto, sono contentissimo, ci vediamo poi. Allora ragazzi, eccoci qua, porca troia, l'olografico, mi ero scordato, va bene. Oggi ragazzi siamo qui appunto con Buck, rieccoci qua, i nostri dati fortunatamente fanno le cam. Quanto è bella la Sole Nero. Ma in realtà con questa luce del cazzo fa veramente cagare. Che luce di merda che c'è sta mappa. Comunque ragazzi, siamo qui appunto per fare almeno, vorrei farmi subito le 7 kill con il C8. E questi sono dei deficienti ovviamente. E vorrei cercare di farmi anche le kill a meno una di granata. Ora, vedendo quelli che stavano facendo loro 2 secondi fa, ci dovrebbe essere un mira. Allora ragazzi, adesso quando io passerò di qua, raga, veramente ben rimbalzata così indietro. Merda. Vabbè, c'è una cosa. Bene, non è morta, raga, sono contentissimo. Porca troia. Ok, una kill col grimaldello, non la conto come kill col C8, ma bensì con il grimaldello. Quindi ancora 7 kill col coso, questo è un rotto. Paio di cazzi. Fermi, raga. Mi ha rotto pesantemente il cazzo, mira di merda. Guess, appena mi vuoi concedere un attimo. Qua bisogna, raga, qua la devo giocare bene, non posso perdere vite, lo sapete benissimo. Oh, c'è uno qua davanti.
2 kg con il grimaldello. Grazie per avermi fottuto la kill, brutto bastardo. Tua madre è proprio a pecora. Grazie. Che la buon'ora. Pieno di cam. Bene ragazzi, allora fatemi fare un attimo un conto. Ho fatto anche il full team. Raga, oggi mi sento carico. Quindi abbiamo fatto 2 kill con il C8 e ben 1, 2. Scusate, aspettate, fatemi fare un bel calcolo fatto a modo. Sì, sì, no, non ho fatto full team, scusate, 4 kill, uno l'avevo fatto in difesa, scusate ragazzi, e mi sono confuso. E 2 kill col grimaldello, per cui ragazzi siamo messi bene, ho tutte le vite, quindi 10 vite, 5 kill col C8, 7 kill col Kams, 4 kill di pistola, 3 kill col grimaldello e 3 kill di granata. Peccato per la granatuccia, però raga, questi sono dei bastardi e me la posso anche quittare, perché non c'ho voglia di aspettare. Bella raga! Allora ragazzi, rieccoci qua dopo la fantastica partita in grattacielo che mi ha consentito, che cazzo stava di quel round, di non perdere neanche una vita, di far 4 belle kill con 2 di grimaldello. Questi che cazzo combino, anzi vabbè, meglio per me in realtà. Va bene, ottimo ragazzi, bene, le portate iniziale bene. Ok ragazzi, ottimo, più tanto anche l'altro. Ora, non vorrei perdere vite, ma qua la vedo abbastanza dura, perché vedo un bellissimo touch anche. Non hanno operatori troppo pericolosi, ma hanno una merda di bandit. Mi è sembrato di sentire uno sopra. Porca troia. Che cazzo vogliono fare questi, oh? Una kill GC8. Problema mio sono le granate. Pushami. Ah sì, giochiamo così. Quindi ragazzi, ho ancora 10 vite. Ben... full team ragazzi, questa volta è full team, raga, back. Sono 1, 2, 3, 4, mi sa tutte e 5 col C8. Eh sì, tutte e 5 col C8, raga, sfida del C8 completata. E... easy. Vabbè raga, oggi mi sento carico, poi quando... sì dai, vabbè, guai, ho matto BP per il culo, ma vaffanculo, ma chi si sono scarsi a merda. Adesso che ci ho ripreso la mano, raga, è la fine. Allora, mi rimangono 10 vite,
Mi sa che qua aggiungo qualcosa perché sennò questo video non c'è neanche un po' di 7 kill con Kams. Beh, non è detto, è vero, c'ho se le 7 kill con Kams, vabbè, lo so usare. 4 kill di pistola, 3 kill di grimaldello e ancora 3 kill di granata. In realtà ancora è inutile tirare, cantare vittoria che ci sono ancora un paio abbastanza rompipalle da fare. Mettiamo subito il Kams e ci becchiamo. Freno di bocca, colpo singolo, vero? Sì. Ok, perfetto. E ci becchiamo in The Patchage. Oh, ragazzi, va giorno. E ho visto un eco che si è messo in una posizione veramente spicy. Abbiamo finito Ok. Allora, ora, ragazzi, vi faccio vedere una tecnica che io ho visto che eco è andato là. Ora, sperando che ci sia rimasto lì, facciamo una di quelle cose veramente spicy. Se questo qua... No, non fizzare, non fizzare. Ti fotto la kill, brutto bastardo, non te la lascio, Pia. No, vabbè, raga, ma perché? Ma perché? Il mio indicatore era tutt'altra parte, deve fare queste cose brutte e cattive. Kill di granata. Signori, la fine. Allora, abbiamo fatto 5 e 2 kill col Kams, una col grimaldello e una di granata. Ragazzi, niente, la fine. Ragazzi, basta. Ragazzi, due quad e un full team. Bella, regà, eccoci qua con il back. Avete visto anche la clip col Vigil. Ragazzi, ve l'ho voluto lasciare perché veramente, cioè, questi non sono dei polli di più. Allora, stando ovviamente attenti a non ridere un po' troppo, visto i miei gufaggi di maliaguri. Ora, loro sono in una zona veramente ottima per le granate. Ora, vorrei non morirci male. Ora vorrei uccidere qualcuno con la granata. Ah, ti prego dimmi che l'ha lanciata. Una kill. No, regà, no. Non ho ucciso il secondo. Vabbè, regà. Ho perso una vita, ma... regà, scusate il casino. Ok, ho perso una vita, ma almeno ho fatto la kill di granata. Però non mi pio la kill col Kams. Per cui mi rimane una kill di granata, 2 di grimaldello, 4 di pistola, 5 col Kams, tutto in 9 vite. Aspettare round, quittare da chalet, mamma mia, che dumano. Allora, siamo qui in casetta, siamo dovuti andare anche nel round in difesa, 3 minuti e passa perché questi figli di puttana non si muovevano a perdere, mamma mia, raga. Fatemelo anche quittare. Bene, ragazzi, l'unica cosa che abbiamo fatto è una kill di Grimaldello. Va bene, con ancora 9 vite. Va bene, raga. O se no di Kram. Di Kram, che cazzo di... Bene, ragazzi, ho fatto anche, mi sa, l'ultima kill. Intanto fammi quittare immediatamente. Ho fatto anche l'ultima kill di Grimaldello. Mi manca una kill di granata. E 5 kill col Kams, 4 kill di pistola, una kill di granata e 9 vite, ragazzi. Questa è stata veramente. Sì, forse. Cioè, non so, ragazzi, perché se anche avessi aggiunto, che ne so, fai un full team, l'ho già fatto. Fai delle quadruple, l'ho già fatte. Puttana,
potevo aggiungere degli headshot, ma li ho anche già fatti col C8. Ma zio Kama, fammi scegliere. Ragazzi, eccoci qua, siamo di nuovo qua per l'ennesima centesima volta. I nemici sono in 4, sono appena entrato, fortunatamente in attacco. Abbiamo poche cose da fare, ragazzi, vediamo di finirle velocemente. Oh, l'ho sentito scavalcare. Allora ragazzi, vi spiego, allora questa, vabbè, oltre che non ho fatto un cazzo, vabbè. Cioè, allora, io quello che avevo visto quando avevo la concussione addosso, non chiedetemi il perché, non me lo chiedete, non so come ho fatto ad arrivarci a una conclusione simile. Allora, rieccoci qua ragazzi, abbiamo le 4 kill, addio, di pistola, le 5 col cams, una di granata con ancora 8 vite. Ragazzi, la possiamo fare ancora ovviamente benissimo. Affanculo, pezzo di merda. Ora vediamo un attimo di vorrei fare sta kill di granata, perché mette ansia, perché tutti gli altri basta solo killare normalmente. Per cui ah, regà, no, non me frega niente. Ciao, ciao. Ottimo. Bene, ragazzi, abbiamo fatto anche l'ultima kill di granata, 2 di pistola e una di... no, che cazzo dico, basta, finito raga. Ancora 8 vite ragazzi, mi mancano 2 kill di pistola, 5 col cams in 8 vite. E ho finito questa sfida ragazzi, sì, ammetto, è stata abbastanza facile. Vi ho portato anche delle doppie, delle un full team, 2 quad e un paio di headshot, un bel po' di headshot, 6 o 7 all'incirca. Per cui ragazzi, cioè, anche volendo, anche se avessi aggiunto roba, l'avrei completata lo stesso. Ok, raga, eccoci qua, ho appena visto il povero Lesion morire male per colpa di uno smoke. Ora, mi mancano le 5 kill col Krams, le 2 di pistola, direi di andare a fare quelle col Krams e poi pensiamo a quelle con la pistola, tanto... raga, ormai la sfida è stata fatta, quindi... pace all'anima nostra, ecco. Se mi fai anche il piacere di affacciarti, grazie mille. Basta che tanto di questa cosa ne ho abusato anche un po' troppo. Bene ragazzi, 3 kill di cams fatte, easy, mancano 2 kill di cams, 2 di pistola e ed ho finito ragazzi, sperando di riuscire a fare tutto la prossima partita, perché mi sono rotto veramente il cazzo di cercare partite. Quindi ragazzi, ricapitolando, 8 vite, 2 kill col cams, 2 kill di pistola e poi ho finito. Questi qua comunque ragazzi, volevo andare in torretta, ovviamente devo spawnare in culo al mondo. Allora, in questo round dovrei cercare di fare immediatamente le 2 kill di cams, sia perché non posso fare le kill di pistola, però voglio fare almeno le kill, finire almeno questa cosa e poi finire poi quella con la pistola. Ora, se i nemici mi concedono, ecco, una roba del genere, grazie mille. Bene, devo pushare, pusho con la pistola.
Va bene ragazzi, ho fatto le due kill di pistola, raga, mancano solamente le due kill di Kams e ho finito ragazzi. Adesso nella prossima partita spererei di farlo perché mi sono rotto veramente i coglioni, sto registrando da 1:11. Capuscio da fare schifo, pregate suo padre Pio, vabbè se mi ammazzano raga 8 vite chi se ne fotte. Perché voglio finirla qua, dai, non voglio cercare ancora, che palle. Levatemi un po' dal cazzo. No, era dietro. Porco due porco. Ok, eccoci ragazzi per l'ultima kill di Kams. Mi manca una kill di Kams e ho ancora 8 vite, ragazzi. Questa sfida è stata veramente tanto facile. L'unica palla è stato stare qua 1:20 a cambia, vai, vieni, cambia di là e di qua. Facciamo la kill qua sopra per cortesia santa, dai. Finiamola e poi buona perché mi avete rotto il cazzo. Dai. Bravo. Vediamo anche la partita. Dai, col grimaldello, regà. Oh. Vabbè, regà. Va bene, ragazzi, abbiamo finito la sfida. È completata. Vabbè, ragazzi, vogliamo contare questa con 7 vite, ma in realtà 8 perché l'avevo già finita. Quindi, ragazzi, la sfida era 10 vite, 7 kill con C8, 7 kill col Kams, 4 kill di pistola, 5 kill col grimaldello, 3 kill di granata. L'abbiamo completata, la penitenza era la maschera, quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, un commento, iscrivetevi al canale. Il prossimo personaggio che farò sarà un difensore. Faccio attaccante e difensore, ho iniziato con Montagna, poi sono passato a Cavera, bruttissima cosa, un giorno la rifarò perché la voglio portare tutti con successo. Il prossimo sarà divertente. Credo lo smoke. Si vedrà, ragazzi. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Mi raccomando, condividete questo video.